No, tu sei l'autore. L'esistenza di un quotidiano militante all'interno di questo schema che precede gli anni di piombo, diciamolo subito, che precede l'irruzione del cadavere di Aldo Moro, in questa età dell'oro, questi ragazzi, questi trentenni, diciamo, all'incirca, un po' meno, muniti di abitazione dove poter espletare le pratiche. Più che altro la 500. La 500, le pratiche della fornicazione, mettono al mondo la propria gioia di vivere. Se fino a oggi la cosiddetta meglio gioventù è stata raccontata a partire da una condotta ammirevole come spalare il fango dell'alluvione di Firenze del 66, oppure alle prese con lotte edificanti, in questo caso, nel caso degli anni confusi di Marco Rossi Lecce, la narrazione riguarda soprattutto la scoperta, diciamo pure, dell'amore nella sua forma più assoluta e carnale, in anni in cui la penetrazione era ritenuta dalle femministe un valore negativo da mettere in discussione. In questo senso parlavo di zebre, mi raccontava Marco, e adesso lo dirà anche lui, perché a me spetta solamente il compito di fare lo stimolatore, diciamo così, usiamo questa immagine, questa metafora. In anni in cui, stavo dicendo, appunto, era in atto un conflitto molto forte, radicato fra i sessi, un conflitto che è abbastanza difficile raccontare quegli anni senza, anche perché sono passati più di 30 anni, e quindi sembra abbastanza strano che negli anni di cui narra il romanzo di Marco Rossi Lecce può essere esistita un'organizzazione politica di tipo maoista che espressamente nei suoi documenti vietava alcune pratiche. Anni fa stavo in galleria, che io avevo una galleria d'arte contemporanea, Ultime Tendenze, fu chiusa a luglio perché sapete perché c'è la crisi, vabbè. E un pomeriggio mi annoiavo, cominciavo a scrivere dei racconti erotici per lo più, e poi sono finito sullo storico erotico, insomma. Poi perdonatemi, non sono abituato a parlare al microfono, cioè, con tanta gente, sono emozionatissimo, vabbè. La motivazione principale è quella: prima degli anni 70 non si faceva l'amore. Io ho fatto l'amore la prima volta che avevo 19 anni e mezzo. Cioè, le donne non la davano. Non la davano, certo, bravo pubblico. No. Poi passano quell'arco e nel 70 esplode questo. E tutto si accentrava tutto a Trastevere, perché a Trastevere era un quartiere. andavano tutti lì perché costava poco, si mangiava poco, potevi aprire un'attività, un negozio, uno studio, potevi andare a abitare. Per cui tutti i gruppi romani, tutti, sentire il popolo, la lotta continua, le femministe, gli omosessuali che uscivano per la prima volta allo scoperto, tutti si erano là e quindi ci conoscevamo. E poi non c'è più stata una cosa del genere a Roma, non c'è stato più un quartiere in cui tu vai, cioè Augustarello, lui è citato, lui era simpaticissimo, un briacone, no? C'erano le mezze porzioni all'epoca, tu direi una porzione e mezza porzione, che costava poco. Aveva Piazza dei Rienzi, aveva dei tavoli rotondi di legno grandissimi, e poi lui la sera piegava e li metteva dentro. Tu andavi là e ti sedevi su un tavolo che poteva contenere 20 persone, ti sedevi
in due, io e un mio amico, io e Edistop, il mio amico che nel libro è coprotagonista, e ci sedevamo, poi dopo due minuti arrivavano due del manifesto, poi arrivavano due lotta continua, arrivavano due del potere operaio, poi due femministe, e infatti un giorno sono arrivate due femministe di Trento. A Trento c'era la facoltà di sociologia e c'era il primo gruppo femminista, che era il Centro Spezzato, che io nel libro chiamo le scazzacazzi più famose d'Italia, che erano terribili, però in realtà poi c'era un colloquio, un dialogo, e magari poi c'erano anche altre cose, questo è il senso del e racconto quegli anni là, cioè io avevo 27 anni, mi racconto nell'arco di 10 anni, e avevamo un grande sogno, e poi lì si parla degli scontri con la polizia, le manifestazioni, il femminismo, è molto divertente perché io colgo tutte le contraddizioni che c'erano all'epoca tra di noi, era ovvio. E poi la storia continua fino ad arrivare negli anni 80, cioè proprio nell'80, cui finisce questo grande sogno. Noi avevamo creduto, avevamo messo tutte le energie possibili e immaginando per cambiare la società, e non siamo riusciti, non sono state conseguenze incredibili dopo. E nell'80 arriva la DS, Trastevere muore, muoiono tanti nemici, chi per droga, chi per AIDS, eccetera, e diventa un quartiere triste. Poi è recuperato e è diventato un grande ristoratore come oggi lo conoscete, no? Però a me quegli anni sono rimasti impressi nella memoria in maniera proprio... E allora ho scritto questo racconto, che spero voi, speriamo, vi piace l'idea, lo comprate, lo leggete, così magari il mio editore mi fa fare il secondo sugli anni 80, ce l'avrei da dire anche lì tante. E poi non so più che dirvi, sono imbrattato, bacio a tutti.